Nelly continua a non vedere, a non sentirci. Ora Stai sì, usando il telefono? avete cliccato Ora ci qualcosa? No. Ora sì. Adesso, alleluia. Buongiorno, mi sentite? Perfettamente. Sì. Oh, Ida, anche se sei in mutande, fatti vedere. Io in mutande, ma se sto in giardino. Io, no, io l'ho detto io. Iva. Ah. Sei in mutande, fatti vedere. No, noi vogliamo guardare alcune cose. Devi rimettere l'audio, Iva. Iva. Sei. Ho il costume sotto, non volevo essere oh, no. Ecco. Ciao. E vedere soltanto la bocca e il naso, a noi ci basta. Va benissimo, va benissimo. Ok, chi fa la diretta? Che non ti cade la diretta io. Esatto, dimmi da dove si fa, perché io non ho capito. Vabbè, la fa Cleo, così. E se gli si spegne il computer? Ma è colpa tua, no? L'abbiamo dato... Ma è strano che, pur essendo come cost, io non riesca a farla. Infatti, ma pure io. Non vedo ma chi proprio... mi ha messo come cost? Mi ci hai messo tu, Pier? No. Io. Prova un po' a toglierlo e rimetterlo. No, no, abbiamo poco tempo, andiamo. Sì. Fatemi fare, perché devo mettere anche il titolo, no? Ma già siamo su Facebook? Ancora no. Ancora. Ah, meno male. Sistema di capelli. Scusate. Ciao a tutti, quanto siete carini. Come state? Manca Bertrand. Esatto. Ecco, vero. E scusa, manca anche Francis. Manca Bertrand, aspettate. Manca Francis Bertrand. Dov'è? Leo, dov'è Amadou? Amadou è dall'altra parte. Dall'altra parte. No, sono qua, non mi vedete? Ah, ecco, ti abbiamo visto. Ora ti vedo. Ah, ecco Amadou. Andiamo in diretta? Andiamo in diretta e poi quando arriveranno... Io ho mandato un messaggio a Bertrand. Ecco Bertrand, eccolo qua. Andiamo e scrivi a Francis. No, adesso andiamo in diretta e iniziamo, ragazzi. Grazie di qua. Bertrand, buongiorno, eh. Buongiorno. Fatti vedere, per favore. Buongiorno, ragazzi, sono in diretta. Come va? Oh, ragazzi, vedo brutte facce, eh. Ragazzi, buongiorno. Lasciamo la parola a Pier Vincenzo che iniziamo la nostra diretta. Grazie. Grazie. Allora, oggi devo confessarvi, sono emozionato. È la prima volta che coordino un gruppo Facebook dopo un gruppo Zoom. È una diretta dopo varie conferenze. E innanzitutto benvenuti a tutti su Facebook. Questo è il webinar in cui parliamo del passato di Italia Africa Business Week. Un'idea nata da una conferenza a fine 2016 e poi sviluppatasi nel corso di tutti questi anni in maniera molto forte con vari appoggi in modi che poi condivideremo nel corso di questa giornata e nel corso di questo webinar. Ci sono appunto persone che sono state con noi da quella conferenza del 2016 e poi nella prima edizione del 2017 e poi altri che si sono aggiunti in corso d'opera e sarà bello secondo me vedere tutte le evoluzioni, non per celebrarci o dirci quanto siamo belli e quanto siamo bravi, ma per vedere il futuro di queste relazioni tra Italia e Africa e cosa può fare un forum economico e commerciale in Italia e nei vari paesi africani con tutte le differenze che il continente ci mostra sempre. E, bene, detto questo, lascerei la parola subito a Cleve Meret per introdurre, magari ricordare come è iniziata e da quale idea è iniziata questa esperienza che dura da 4 anni.
e lascerei la parola a Meret, poi dopo, in quanto direttrice generale di Italia Africa Business Week, poi dico qualcosa io. Mi sorprende questa galanteria, Cleo. Buongiorno, grazie a Pier, grazie a tutti quanti, e sono emozionata anch'io perché a ripercorrere la nascita di Italia Africa Business Week è emozionante e per certi versi anche doloroso, nel senso che comunque è stato un progetto, e lo è tuttora, ambizioso e faticoso. Io, Pier e Cleo siamo i tre che ci sono dall'inizio, dal 2016. E io credo che non solo è utile avere un evento come Italia Africa Business Week, ma è anche era necessario allora ed è tuttora necessario. Un progetto come tanti, ma con la peculiarità di essere un progetto proposto dalla diaspora africana, e in termini anche di comunicazione, io credo che sia stato quasi uno shock vedere come la diaspora africana, che spesso è vista come quella da aiutare, sia stata in grado di proporre un qualche cosa di questo genere. Quindi è servito a cambiare la visione della diaspora, secondo me, in alcuni versi, anche verso la diaspora, quindi internamente, e una visione diversa del continente, nel senso che comunque tra Italia Africa Business Week insieme ad altri eventi forse ha mostrato anche quella faccia che in Italia si fatica a vedere dell'Africa, l'Africa intraprendente, l'Africa anche ricca, perché purtroppo ad oggi in Italia è difficile immaginare che ci possa essere un'Italia, un'Africa con disponibilità. E quindi è un'Italia, un'Africa giovane anche in Italia, nel senso che, come vediamo anche da questo panel, la bellezza e la forza di IAB è anche la capacità di attirare i giovani. Io l'ho scritto anche nella foto dell'ultimo evento, a me emoziona vedere, ed è dovere nostro, di gente della mia generazione, cercare anche di dare dei messaggi positivi. In questo senso, e dei messaggi anche di possibilità. Io credo che la fiducia che ci hanno accordato i giovani, perché una delle cose, degli interrogativi che ci poniamo con Cleo, è come sia possibile che tanti giovani si fidino di noi e arrivino a IAB in questo modo, credo che sia, e deve far riflettere la nostra generazione. La nostra generazione probabilmente negli anni non è riuscita a trasmettere e a fare qualcosa di concreto che possa permettere ai ragazzi di vedersi e di immaginarsi in un modo diverso. Lascerei per la parte veramente business la parola a Cleo, e vediamo durante questo, ci scambieremo le opinioni anche durante questa quest'oretta e mezza, due, di chiacchierata. L'audio, Cleo. Oh, Cleo. Sto parlando da solo, quindi è perfetto. grazie a Meret e grazie a Pier Vincenzo. Ringrazio soprattutto non soltanto il nostro staff che è qui oggi, ma tutti i volontari, partner del progetto. Ne abbiamo tantissimi. Per chi ha partecipato alle diverse edizioni dell'Italia Africa Business Week, ha visto tanti giovani, meno giovani, uomini e donne da tutte le nazionalità e da diversi continenti che hanno partecipato all'evento. L'evento funziona perché giustamente siamo riusciti ad avere questa collaborazione e partecipazione di tutte queste persone che insieme a noi credono che sia possibile e ragionare a una relazione con l'Africa che sia una relazione win-win-win per l'Italia e win per il continente africano. E, come diceva sia Meret che Pier Vincenzo, questo progetto nasce nel lontano 2016, quando c'era in programma la visita del presidente Burkina Faso in Italia,
e parlando con l'ex ambasciatore Balima abbiamo pensato giustamente di fare qualcosa che potesse raccontare il Burkina Faso e creare una sinergia tra il Burkina Faso e l'Italia a livello economico e commerciale. Ma il progetto Italia Africa Business nasce dall'associazione del Réseau, che è nato nel 2002 a Parma, che è un'associazione che è nato con un obiettivo abbastanza semplice, anche molto importante, quello di raccontare il continente dal punto di vista degli africani. Quando siamo arrivati in Italia, le solite domande che si facevano erano: ah, ma c'è la guerra da te, c'è la fame, c'è la malattia. E dopo, stanchi di dover sempre rispondere che sì, non è che i nostri paesi sono super ricchi, ma non è che abbiamo vissuto quelle situazioni apparentemente che sembravano, come posso dire, incolate al continente, no? O era esotico o era drammatico, si parlava poco di normalità. Quindi tramite il Festival Ottobre Africano abbiamo cercato di raccontare la normalità del continente, non il fatto che sia bello e brutto, ma il fatto che comunque c'è tanta normalità e a volte quella normalità non è raccontata né dalla stampa né dai giornalisti italiani. E piano piano siamo arrivati anche a eventi legati alla cooperazione internazionale, e giustamente nel 2016 da quell'evento che aveva come titolo La cultura industriale italiana per lo sviluppo dell'Africa, che è stata organizzata insieme a SAF, Confindustria e altre realtà, nella nostra ricerca giustamente di capire quanto questa cultura industriale, quella capacità di questo paese di creare dell'eccellenza incredibile, perché l'Italia è un paese straordinario, se si racconta poco, ma è un paese che ha fatto la storia industriale del mondo, ed è un peccato che ancora oggi anche per gli italiani si sappia poco, si racconta poco, e non ci rendiamo conto che giustamente un paese che può portare tanto, che ha portato già tanto, ma può portare tanto a livello mondiale, non soltanto a livello culturale, che poi sapete benissimo che l'Italia è culturale, è un'Italia storica, un'Italia comunque che ha fatto tantissimo, conto a livello mondiale, ma anche a livello industriale, guardando soltanto quello che è stato fatto da realtà come la Ferrari, la Lamborghini, la Maserati, o realtà legate comunque al mondo dei trasporti e della costruzione, abbiamo veramente tanto da raccontare e da vendere a livello internazionale. Quindi l'evento nasce giustamente per raccontare l'Italia agli africani, raccontare l'Africa italiani e agevolare gli incontri economici e commerciali. In 3 anni, questo sarebbe il quarto, abbiamo fatto venire un sacco di imprenditori africani in Italia, che è stata anche una scoperta, non soltanto nostra, perché chiaramente noi pensavamo che c'era un potenziale, ma non pensavamo che quel potenziale era forte e che c'era tanto desiderio di Africa. L'Italia in Africa, il primo anno c'è stata una forte presenza di imprenditori africani che hanno pagato giustamente la partecipazione, la fee di partecipazione, il visto, l'alloggio e tutto il resto per conoscere l'Italia industriale, incontrare imprenditori italiani e tessere relazioni che potevano giustamente far crescere il loro business in Africa. E chiaramente questa prima edizione ci ha fatto capire quanto era importante, quanto mancava in Italia una piattaforma che potesse giustamente fare comunicazione e agevolare gli incontri e la partnership tra gli africani e gli italiani. Abbiamo organizzato, come le sapete, 2 prime edizioni a Roma, la terza l'abbiamo organizzato a Milano, e quest'anno stiamo pensando a organizzare un evento che può essere ibrido, una parte online e una parte in presenza. Dico una cosa piccola, poi chiaramente lascio la parola a tutti quelli che stanno qui oggi insieme a noi. Quando abbiamo organizzato la prima, non
quella legata al Burkini della prima Italia Africa Business Week allo Spazio Tirso. Mi ricordo ancora oggi che a quasi due settimane, tre, le super litigate tra lo facciamo, non lo facciamo, chiudiamo baracca, non è possibile, non serve a niente. Qualcuno, Yves, Herman, hanno visto quanto ci siamo odiati per un po' di tempo. E quanto il primo giorno all'apertura abbiamo scoperto che comunque abbiamo fatto qualcosa di grande e c'era bisogno di farlo in questo modo qua, no? E questa è una cosa che mi rimane ancora oggi come momento positivo, nel senso che ogni opera importante è fatta anche di momenti difficili, di difficoltà, di conflitti, di incomprensione. Ma è chiaro che quando uno ci crede e si mette in gioco e porta avanti il progetto, a volte i risultati arrivano. E se siamo qui a parlare dopo quattro anni di Italia Africa Business Week è perché chiaramente, al di là delle difficoltà e dei momenti di disperazione, se siamo ancora qui e pensiamo giustamente che bisogna continuare fortemente a ragionare come possiamo portare l'Italia a incontrare il continente diversamente. Grazie. Per aggiungere solo una cosa sulla prima edizione, visto che l'avevo tirato fuori, io ricordo che la sera prima, e non so se ve lo ricordate, dissi: ragazzi, domani potrebbe anche non esserci una persona, ma comunque noi abbiamo avuto successo, perché non era scontato riuscire ad aprire il portone del set. Cioè, per come era nata quell'edizione, e io dico sempre che se avessimo dovuto utilizzare la ragione non l'avremmo dovuto fare. L'abbiamo fatto lo stesso e comunque sarebbe stato un successo anche se ci fosse stata poca gente, perché con le porte sbattute in faccia, o quelle non aperte, perché quell'anno è successo quello, non era scontato riuscire ad arrivare il 17 di ottobre ad aprire le porte del set. E quello è un grandissimo ricordo. Eh sì, poi da lì è nata ovviamente la seconda edizione in cui è stata rafforzata la partnership anche istituzionale con tutti i partner istituzionali appunto del forum. Io vorrei però dare la parola innanzitutto prima alle donne che hanno costituito per Italia Africa Business Week e costituiscono ancora di più oggi un elemento fondamentale e che mi pare di poter dire anche nel panorama degli eventi che riguardano Italia e l'Africa è uno dei pilastri in cui ci distinguiamo e si distingue IAB. Per cui darei la parola a Nelly che si è occupata della logistica, della gestione dell'evento fisicamente in tutti questi anni, dal 2018 se non sbaglio. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Sì, io mi sono solo affacciata un giorno nel 2017 e ero rimasta molto affascinata al di là dello spazio, proprio dell'evento in sé, perché vedevo veramente tantissimi imprenditori, tante persone all'interno e mi era piaciuta come cosa. E soprattutto premetto che non essendo nel campo imprenditoriale era ancora più affascinante provare a capirci qualcosa. E devo essere sincera, uno degli aspetti più interessanti di Italia Africa Business Week è anche il linguaggio, che può essere sia semplice per chi non se ne intende, e nello stesso tempo professionale per chi se ne intende. E, io di IAB 2018 e anche 2019 ho dei bellissimi ricordi e se devo pensare a come lo vedo in futuro penso che diventerà sempre una cosa più grande, perché di fatti c'è stata una differenza fra il 2018 e il 2019, fra l'edizione di Roma e Milano. E, un aneddoto che ricordo veramente piacevolmente è il primo giorno dell'ultima edizione di Milano, che a un certo punto stavamo molti di noi, compresi tantissimi volontari e tanti giovani che ringrazio, che ci hanno dato una mano in questi anni, e stavamo tutti ai desk e veramente è arrivata, appena si sono aperte le porte, sono arrivate tantissime persone, tante da non riuscire il primo giorno neanche a quantificarle, e poi siamo riusciti a fare i calcoli e veramente vedere che il primo giorno in una mattinata sono venute 500 persone mi ha veramente impressionato. E non ti sento, Pier Vincenzo? Dici, nel 2019
ci sono stati volontari indiani, e questa è stata una prima di Yab nel corso di tutti questi anni. Come è andata questa cosa dei volontari indiani? Molto interessante, perché allora, è stato molto interessante rispetto al 2018, che eravamo molti giovani, ma alcuni venivano dal nord, ma la maggior parte da Roma. E nel 2019 invece a Milano c'è stata proprio una reunion di persone che venivano da più luoghi del nord, quindi non solo da Milano, anche da Roma e da sotto, dalla Calabria, insomma varie persone. Però la cosa interessante è che ci sono stati anche dei volontari universitari, ad esempio questi indiani che parlavano inglese, c'è stato uno scambio fra le varie culture, fra le varie lingue, c'era chi parlava lusofono, chi parlava francofono, chi anglofono, quindi si è riuscito a dare risposta a tutti quanti, nonostante ci fossero ovviamente gli interpreti, e c'è stata una grande risposta anche da volontari interpreti. La cosa che più mi è piaciuta è anche di tante persone che l'ultimo giorno hanno visto questo gran gruppone di giovani farsi una foto e sono voluti essere presenti anche loro, hanno visto l'entusiasmo di questa squadra, e che in alcuni casi ci sono conosciuti in quei giorni, e sembrava veramente un gruppo coeso, molto, molto interessante e molto bello. Lo stesso anche per quanto riguarda i volontari interpreti, che comunque sono stati carini a venire, e gli è piaciuto come cosa e tuttora vorrebbero parteciparvi, insomma, a Italia Africa sì, oggi non riesco a parlare, e soprattutto per quanto riguarda gli argomenti, mi ricordo i relatori che ci davano sempre dei feedback positivi, e anche gli argomenti che si trattavano dentro le varie sale, che erano interessanti e che volevano parteciparvi a più conferenze. Infatti in quelle che erano nello stesso orario dicevano: mannaggia, se io voglio partecipare a più di una conferenza, veramente... c'era della curiosità e nello stesso tempo della voglia di voler scoprire e conoscere varie realtà e vari paesi. Una cosa bella che si vede anche oggi in questo gruppo è che siamo misti sia a livello di età sia a livello di eterogenei, femmine e maschi, nello stesso tempo anche seconde generazioni, italiani, persone che vengono direttamente da un altro paese africano. Quindi questo è molto bello e credo che sia un messaggio anche visivo per Italia Africa Business Week, ma anche per tutto l'Ereso, che è una grande associazione. Eh sì. Adesso Marina, Edna, che impressione avete avuto al vostro primo impatto a Italia Africa Business Week? Inizia, decidete voi chi inizia, chi se la sente per prima. Vado io. Buongiorno a tutti innanzitutto, e volevo ringraziare a Cleo e Meret e Pier Vincenzo per aver organizzato questo incontro, e perché credo sia di importanza fondamentale. E l'impressione che ho avuto a Milano a novembre è stata estremamente positiva, perché mi sono ritrovata ad un grandissimo evento di spessore in un momento della mia vita in cui ho un'età molto giovane, quindi mi sono sentita veramente orgogliosa di partecipare a un evento di tale portata, e soprattutto mi ha consentito di rendermi conto veramente il mondo del business e della cooperazione da un altro punto di vista. E sono molto felice di a aver partecipato e di aver contribuito a realizzare una manifestazione così importante, in cui credo anch'io fermamente che negli anni può diventare un evento ancora più importante a livello europeo e nazionale.
il successo che ha riscosso Yab a novembre ci ha reso a tutta l'associazione del Reso veramente orgogliosi per l'ottimo risultato raggiunto, e credo che questo ci debba spronare a continuare con impegno e tenacia su questa strada. Lascio la parola a Edna. Allora, eccomi. Buongiorno a tutti. Per me è un grande piacere essere qui oggi, quindi ringrazio tutti quanti. Per me la prossima edizione, l'edizione 2020 di IAB, sarà la prima, quindi ho grandissime aspettative, conoscendo dai vostri racconti, dai racconti in generale, dal sito, dai social, più o meno come si sono svolti gli eventi passati e quanto sono cresciuti. E sono sicura che riusciremo anche ad affrontare questa nuova sfida organizzando un evento in parte in presenza, in parte online, per garantire a tutti di partecipare. E sono molto felice di essere entrata a far parte di IAB in maniera anche un po' casuale, perché ho incontrato appunto Bertrand, che, con il quale parlando ha riconosciuto in me un forte desiderio di fare qualcosa proprio in nome di quelle che sono le mie origini. Infatti io sono una seconda generazione e si parlava infatti di eterogeneità, ed è un aspetto che a me piace tantissimo di IAB, e spero che con le mie esperienze pregresse e possa, diciamo, contribuire alla crescita di questo evento. Tutto. Beh, allora aspetta, prego, Edna, ragioniamo sul ruolo, e anche con Marina esattamente dite di cosa vi siete occupate o di cosa vi occupate adesso per IAB. Allora, vado io. Adesso per IAV io mi occupo più che altro dei social, insieme a Pier Vincenzo. Quindi organizziamo la comunicazione su Facebook, su Twitter, LinkedIn e anche Instagram. E speriamo che appunto tramite i social l'evento possa raggiungere sempre più persone anche a livello digitale, che è un aspetto fondamentale, importantissimo. Marina? Sì, allora io inizialmente la mia esperienza è iniziata con le Reso a febbraio dello scorso anno, dopodiché ha proseguito per tutto l'anno affiancando Cleo, Meret e Nelly nella parte sia amministrativa che assistendoli nella realizzazione del progetto IAB, e mi hanno vista protagonista insieme a loro diciamo nel rapporto con le ambasciate e con le varie aziende che hanno collaborato, e ad oggi anche il ruolo è lo stesso. Ok, allora adesso passiamo ai più veterani tra Herman, Bertrand, Yves e Francis. Allora, anche voi, di cosa vi siete occupati, di cosa vi occupate adesso? E anzi, prima di tutto rispondete a questa fatidica domanda. Appena avete partecipato a IAB, qual è stata la vostra impressione, se avete avuto attacchi di panico o attacchi di entusiasmo o che altro? Va bene, decido io. Parte Herman. Herman, microfono. Mi senti? Sì. Mi senti? Allora, quando oggi... parlo di IAB, innanzitutto voglio dire grazie a Meret, grazie a Cleo e grazie a tutti voi, a tu Pier Vincenzo,
a tutti voi ragazzi che mi avete fatto parte di questo, permesso di fare parte di questo, di questa avventura, chiamerei così, ma oggi che non è solo avventura, ma è una cosa seria. Italia-Africa Business Week. Mi ricordo bene la prima volta quando Cleo è venuto a parlare con me di questa, di questo progetto, di questa iniziativa, e l'ho trovato subito interessante, interessantissimo, perché è un luogo di apprendimento, sia per me, per le mie competenze, ma anche per il fatto che sono della diaspora e che è una sfida, bisogna buttarsi in qualcosa che possa permetterci veramente di affermare tutto quello che noi siamo, questo ponte tra l'Italia e la nostra cara Africa. E quindi ho detto subito sì a Cleo e a Mere, e oggi sono orgoglioso, veramente sono contento di far parte di questa, di questa famiglia, di fare parte di questa iniziativa e di continuare sempre a guardare avanti. Ma oggi la sfida è ancora più grande perché diciamo che siamo già cresciuti. E si sa dell'Italia-Africa Business Week non solo in Italia, ma in Francia, in Africa, in varie parti del mondo. Quando quest'anno, organizzando l'Italia-Africa Business Week del 2019 a Milano, mi è arrivato dei messaggi, per esempio, dal Gran Bretagna, alcuni partecipanti che venivano da lì. Ho detto subito a Cleo e a Meret, vedete, c'è qualcosa di più interessante, di più bello. Se oggi tante persone vengono da diverse parti del mondo in Italia per partecipare a questo evento, per incontrare imprenditori, per tessere, diciamo, partenariati economici, commerciali, così per l'Africa non solo, ma anche a beneficio dell'Italia, credo che siamo in una strada giusta e stiamo facendo qualcosa di bello. Oggi l'Italia Africa Business Week è mondiale, è veramente mondiale, e possiamo dire che continueremo a crescere come squadra, continueremo a crescere come persona, e faremo in modo che veramente questo ponte sia veramente un ponte che crei dei valori per l'Africa, ma anche possa consentire uno sviluppo win-win, come lo dicono sempre Cleo e Meret. E quindi ecco, per me è questa Italia-Africa Business Week. Non lo so quale ruolo è stato il mio nell'Italia-Africa Business Week, non ho un ruolo. E perché questa sinergia di cui parla spesso Meret e Cleo ci consente di renderci disponibili a varie diciamo, attività che siamo, perché le mie competenze mi permettono di affiancare sia Cleo e Meret, sia anche Bertrand, nell'organizzare l'evento, ma anche di organizzare i partecipanti, ricevere le mail, rispondere alle mail, preparare i documenti per la richiesta di visti e così via. Quindi non ho un ruolo particolare in Italia Africa Business Week. Mi rendo disponibile per affiancare quelli che sono portatori del progetto con le mie competenze, con le mie conoscenze. Ecco, questo posso dire, ok? Nel 2017 il primo evento a Spazio Tirso, mi ricordo bene le litigate, le paure, le preoccupazioni, ma poi alla fine, quando ci siamo visti la sera, abbiamo detto sì, ce l'abbiamo fatta. E quando ho visto quello che abbiamo fatto a Milano, ho detto sì, sì, vero, siamo arrivati a un punto dove non possiamo più tornare indietro, tocca andare avanti. Ce l'abbiamo fatta e possiamo fare ancora cose grandi, perché siamo una squadra mista, una squadra di persone con esperienze diverse, ma credono che possano insieme costruire qualcosa che possa rimanere per l'eternità. Io dico eternità, ecco, perché non è da bravo Cristiano. Da proprio Cristiano, hai capito? Da proprio Cristiano, ecco. Ecco,
è quello che posso dire per ora per Italia Africa Business Week e per, le, per quello che siamo e quello che vogliamo essere anche non solo per noi, per l'Italia, ma anche per l'Africa. Grazie per Vincenzo. Ok, grazie. Io volevo innanzitutto scusarmi, ammettere che sto invecchiando e ho dimenticato di dire di Amadou. Allora, se c'è il Benin a Italia Africa Business Week è grazie ad Amadou, e se ci sono anche contatti di alto livello è grazie all'attività appunto che Amadou Baparepé ha fatto, e sicuramente la, l'edizione milanese è stata fondamentale per l'edizione milanese. Poi quando parli di veterani e non si chiama Amadou, vuol dire che sono diventato vecchio io e niente, quando ci si questo è il tuo lavoro questo. Amadou, dici le tue impressioni su Yab e il tuo lavoro. Io non avrei dato la parola a Amadou per niente. E io penso che Cleofas avresti avuto ragione. Avresti avuto ragione per un po' di per più motivi. Perché, carissimi colleghi, carissimi amici, oltre a essere felice di far parte di questo bellissimo gruppo, che è la cosa più scontata, avrei poco da dire, perché fino adesso ho sentito, a partire da me, da Cleofas, fino a sotto, all'inizio e questo e quell'altro, avevamo paura. Io purtroppo, o per fortuna, questa sensazione non li ho vissuti. Non li ho vissute perché non ero nel gruppo fondatore, fondamentalmente. Però ho avuto la fortuna di seguire e di rintracciare sul web i vostri lavori. Mi hanno fatto sognare. Mi piaceva vedere il dinamismo di tutti questi ragazzi, mi piaceva vedere il lavoro, l'intenzione che si aveva di avvicinare l'Italia all'Africa, che poi è il sogno o forse il limite della prima generazione della quale faccio parte io, in quanto noi siamo arrivati in Italia. Avevamo tutti i freni a mani tirati perché è guai sbagliare, perché se sbagli poi pregiudichi alla generazione futura il cammino o l'essere inserito in un certo qual modo. Quindi io le paure della nascita o dell'apertura del primo IAB non li ho vissuti, ma ho vissuto piacevolmente il dinamismo di un gruppo di ragazzi. E vedevo i post, vedevo le iniziative, vedevo e continuavo a mettere in maniera anonima, perché nessuno mi conosceva in quel gruppo lì, dei like, finché per un motivo o per un altro sono entrato in contatto con Cleo. Fondamentalmente è stato un amore a senso unico, nel senso che io vi ho visto, vi ho ammirato e vi ho amato. E penso che avete fatto un grandissimo lavoro che in un modo o nell'altro mancava, andava fatto. E a oggi i nostri sforzi, grazie, sono lodevoli. Sono onorato di far parte del gruppo, sono onorato di essere riconosciuto come facente parte del gruppo. Mi bastava semplicemente essere un supporto in quanto fratello maggiore, in quanto amico, in quanto mi basta, però se sono anche facente parte meglio ancora. Direi che la cosa più bella che c'è nello IAB, oltre a un lavoro concreto che fondamentalmente per quanto mi riguarda si sostituisce alla cooperazione internazionale italiana, fondamentalmente, poi magari sono quello che è esponenziale quando parla, ma la penso così. Oltre a quello, vedo una cosa che non si era mai riuscito a fare in Italia, che è quella di mettere assieme tutte le generazioni confuse provenienti dall'Africa per lavorare per un obiettivo comune. Questo è un patrimonio immenso da cercare sempre di
di salvaguardare. E io avrei sinceramente più piacere ad ascoltarvi che a parlare, perché come vi ho detto, scoprirvi è stato per me molto più bello che perché per me fare è stato naturale, nel senso che dare una mano, indicare un personaggio piuttosto che telefonare a qualcuno, è stato naturale. Era anche un modo perché un giorno un Anelli potesse dirmi: ah, Madu, grazie per aver fatto questo. Ecco. Quindi, Pier Vincenzo, ti ringrazio. Sono felicissimo di essere qui con voi e spero che possiamo andare avanti nonostante le difficoltà che sono innegabili. No, io invece voglio ricordare che dove c'è Amadou ci sono innanzitutto una saggezza e un'esperienza nei rapporti istituzionali e dei rapporti tra gli hub e i partner innegabile, che ha portato ovviamente ai risultati che conosciamo. Ma c'è adesso Cleo che voleva dire due cose. Ma no, dico una cosa veloce su Amadou, che al di là di essere un amico è anche un grande fratello, ma una cosa che non so dire Amadou, ma poi anche un po' tutto il gruppo che vedo qua, è l'umiltà. Questo è una cosa sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. Ognuno di noi, lo diceva anche Herman, non c'è ruolo, anche noi che siamo apparentemente i presidenti e direttori, non è che abbiamo un ruolo preciso, è un lavoro collegiale, facevamo tutti insieme, da litigare a spostare le sedie e a sistemare le cose, e questa è la comunità che ha portato avanti il progetto, è una cosa che Amadou vede tantissimo, ma che vedo anche in tutti noi, quindi veramente ringrazio lui per la sua umiltà e la sua capacità di ascolto e di resilienza, che non è banale. Io fa grazie dei miei confronti. Io adesso... Mi sentite? Sì. Io adesso vorrei parlare di Bertrand. In ogni progetto c'è un project manager che si occupa a 360 gradi di tutto, e questo è Bertrand. Bertrand, non dico più nient'altro, a te la parola. Non ti sentiamo, microfono. Scusate, così è un colpo basso, eh? Speravo che me l'ero scampata bella, però va bene. Ricordiamo che Bertrand è camerunese, poi le lasciamo parlare. Sì, i migliori, ovviamente. Quando dorme è migliore. Vabbè, come zio Amadou, anch'io sono come dire, ho conosciuto Yab perché interessandomi molto all'Africa, anche a quello che succede nel continente, soprattutto anche in Italia, ho potuto avere informazioni su Italia Africa Business, che mi ricordo ancora che invio una mail a InfoYab o perlomeno a Cleo, che mi rispose, organizziamo un incontro per parlare un po' della possibilità di collaborare a IAB. Quindi sono arrivato proprio in dirittura d'arrivo per l'edizione del 2018. E diciamo che ho scoperto anch'io una famiglia, questo aspetto che è molto particolare, che non è neanche scontato, creare questa dinamica e questo affiatamento tra le persone malgrado le nostre diversità, e quello è sempre stato qualcosa di molto particolare, anche quando magari per grande voglia di fare, per grande determinazione e per adrenalina ci ritroviamo a magari sentire che non avevamo fatto abbastanza, e vedevo sempre quel fuoco che è importantissimo
nel realizzare delle imprese, no? E quindi questa cosa è molto particolare, molto, come dire, è molto unica, e credo che Yab lo rappresenti benissimo. Diciamo che poi Yab è, come diceva prima Cleo, è una piattaforma, è un luogo dove, che è stato creato per far incontrare gli africani e gli italiani, diciamo i businessman principalmente. Quello che noi dobbiamo imparare a capire e a comprendere è la l'immagine che noi dobbiamo dare all'Italia. Io sono sempre in difficoltà quando vedo che a parlare dell'Africa non sono gli africani. Per me non ha senso. Cioè, quando vai in un altro paese, negli Stati Uniti, in Inghilterra, a parlare dell'Italia, è normale che siano gli italiani. E questo Yab è riuscito pian pianino a far entrare quel discorso, questo senso di comunicazione di quello che è il mondo imprenditoriale africano. E di contro, noi stiamo provando a fare, da italiani d'Africa, quel discorso verso il continente. Cioè, è molto bello, è una sfida di raccontarsi come africani in Italia e raccontare l'Africa, l'Africa come italiani d'Africa. Quindi, sempre a livello imprenditoriale, fare incontrare questi due mondi e poter creare proprio delle partnership, delle possibilità di creazione di valore aggiunto a livello commerciale e quindi di miglioramento, di sviluppo. Diciamo che sto già cerco di rendere l'idea di quello che Yab, che è diventato Yab, e quello che sarà sicuramente ancora di più negli anni a venire. Quindi per me Yab è una famiglia. Cerco sempre di si scherza, si litiga, si piange, ci si ama dentro Yab. Quindi questa è la cosa più bella. Scusate un po' l'emozione. Se posso dire una cosa, Pier? Però sì, non piango. Questo elemento che poi hanno ripreso diversi negli interventi, questo rapporto, questa empatia, questo approccio umano anche all'evento, sì. E poi che riscontrano anche gli utenti. Ricordo che l'anno scorso, alla fine di Yab, la seconda giornata, un utente mi ha chiamata per ringraziarmi, ha detto non solo per la parte business, ma soprattutto per la ricchezza dal punto di vista umano che mi sono portato via. Io credo che questo sia anche un'altra caratteristica del nostro gruppo, quello di riuscire a trasmettere un qualche cosa che è di valore, non economico, ma proprio a livello di sentimenti e di valori profondi, che è anche quello che negli anni ha fatto sì che comunque noi, anche non frequentandoci assiduamente, comunque siamo rimasti collegati. Io credo, se la memoria non mi inganna, delle persone che sono passate dentro Yab, una sola forse non siamo riusciti a portare dentro la famiglia. Sì, sì. Degli altri, tutti, anche quelli che poi non hanno potuto per mille ragioni far parte nelle edizioni successive, sono comunque rimaste in contatto con noi, ci si rivede con piacere. Questo è un altro elemento che ci contraddistingue, che dobbiamo preservare, questa capacità di trasmettere un valore che è superiore a tutto il resto, ed è un valore aggiunto di Yab, non lo dobbiamo dimenticare. Allora, soprattutto io voglio ricordare, questa è stata la mia impressione alla primissima edizione, normalmente negli eventi economici si assiste sempre a delle conferenze con le slide, i grafici, le torte e quant'altro, una serie di numeri che è difficile anche gestire nella mente e ragionarci sopra se non dopo. E a parte le formalità, ecco, una mancanza totale di rapporto umano. Tutto il contrario a Yab. Yab c'è un'energia che, questo mi è stato detto da
anche da altri giornalisti che sono venuti, è un evento in cui appunto c'è la parte culturale, la parte economica, la parte professionale e accanto una parte di energia umana che è palpabile. Ma come in ogni gruppo ci sono, c'è soprattutto qualcuno che è sempre il meglio vestito e ha il good looking assoluto. E questo è Yves, che, a cui lascio la parola. Pensavo fossi io, eh? No. Yves, che veste italiano, è in assoluto il migliore, ma mi sa che Yves non c'è. Yves? Ci sono. Ciao Yves. Scusate, siccome ho il costume sotto e devo reggere il telefono, diventa un po' marchio ingegnoso. E grazie Pier. Allora, vi devo confessare che io ho passato questa ultima mezz'ora a cercare di definire Yab. E sono giunto alla conclusione che non lo posso definire, ma come credo che nessuno di noi riesce a può definire Yab. Io Yab, prima di essere una piattaforma o comunque sia le geografie che ricopre, per me è un momento in cui si creano innanzitutto sinergie, diciamo, a livello intellettuale, un punto di riflessione. Questo mi sento di dirlo a distanza di 3 edizioni, perché diciamo dal 2017, dalla prima edizione che sono Yab, e come ripreso anche da molti di voi, diciamo, vivere la prima edizione è stata abbastanza particolare come momento, ma non solo per le varie difficoltà che ha elencato Meret, ma anche per le difficoltà personali, perché ci si trova proiettati in un contesto e un ambiente molto più grande di noi stessi, e in cui, diciamo, oltre a prevalere le capacità personali, quindi le competenze tecniche e trasversali di ognuno, c'è stato bisogno di un'interpretazione, diciamo, molto personale di come, a maggior ragione per il fatto che all'inizio veramente era impossibile delineare e compartimentare dei ruoli all'interno di un progetto, perché chiaramente era una startup. In una startup sì, vero che bisogna avere dei ruoli, perché questo permette anche di avere una certa programmazione della visione strategica del progetto, ma anche no, perché diciamo è inevitabile che ci si ritrovi a ricoprire più ruoli, più funzioni e a correre, diciamo, lungo tutto lo spazio eventi Tirso per cercare di rintracciare le varie persone che magari devono stare in una postazione o ricoprire per lo punto un ruolo, come dicevamo, che svolgere la funzione per cui eri stato assegnato. Quindi diciamo, in forza di tutto ciò, mi sento di dire che Yab è davvero uno spazio di pensiero in cui ci bisogna ritrovarsi e creare delle opportunità. Sì, è anche una piattaforma, perché chiaramente al concetto bisogna applicare la parte concreta che si sfocia nello strumento che può essere lo Yab. Italia Africa Business Week, diciamo, io lo vado ad assegnare alla cooperazione internazionale, ma non lo vedo come uno strumento che sostituisce la cooperazione internazionale, ma bensì vado ad aggiungere un ingranaggio che serve ad implementare e a coprire la parte residuale che la cooperazione, diciamo, chiamiamola principale, non riesce ad assolvere, non per insomma, non voglia, semplicemente perché la cooperazione è uno spazio ampio, molto ampio, che si sta ampliando sempre di più adesso, si sta sviluppando, si sta evolvendo, perché stiamo vedendo un po' una fase di transizione tra una cooperazione vecchio stampo, non tanto vecchia, ma comunque sia vecchio stampo, molto confusa, che non vede, diciamo, molti margini tra terzo settore, settore privato e così via. Quindi
è davvero uno strumento che secondo me oggi può continuare a creare dinamismo nel mondo della cooperazione internazionale e nel nuovo mondo della cooperazione internazionale che vede sempre il ruolo del settore privato un avere, avanzare, avere sempre più margini di implementazione, perché chiaramente il budget della cooperazione internazionale da sola non basta per poter rispondere alla programmazione che viene fatto per la materia. Quindi il settore privato sta guadagnando un terreno, giustamente e per fortuna mi sento anche di dire, e in questo io credo che lo strumento, gli hub come strumento, possa fare da leva per andare a ricoprire anche quei margini dove non riesce a toccare gli strumenti di cooperazione tradizionale. Detto questo, Yab è davvero particolare perché ricorda un po' quell'amore giovanile in cui davvero ti vengono le farfalle nello stomaco. Io se alla prima edizione non ho mangiato per due giorni, per tutte e due le giornate. Vi dico solo questo, perché è davvero, come posso dire, non voglio essere magari un ulteriore elemento di lode che hanno già detto i colleghi, ma io vedo davvero uno spazio indefinito in cui si è creato e si sta e c'è l'opportunità di creare qualcosa di sempre più funzionale e strategico, non solo per il sistema paese Italia, ma davvero per un sistema un po' più ampio, perché ecco, già dalla differenza tra la prima, la seconda e la terza edizione io vedo una crescita davvero esponenziale in tutti. Se dovessi paragonarla a una startup, vedo una crescita del 150-200% proprio, diciamo, verticale. Ma questo è dovuto in primis perché è un evento nato su un'esigenza sentita. Questo è fuori da ogni dubbio. E oltre a questo, devo dire che si è stato in grado di creare una sinergia proprio a livello di staff, perché la cosa più difficile, secondo me, di Yab, che può denotare la capacità di resilienza e la capacità di strutturare in corsa, di rispondere a determinate esigenze e sfide, lo possiamo espletare, ad esempio, come come saprete, noi durante lo staff organico, solitamente nella prima, nella seconda, ma anche nella terza edizione, saremmo stati forse in una media di 4-5 di organico. Poi durante l'evento arriva con i volontari, arriviamo quasi a forse a 40, se non di più. Quindi immaginate gestire un 20-30 persone che arrivano magari a due giorni dall'evento e vanno istruiti su quello che devono fare. Quindi è già un lavoro di per sé quello. Controllare quello, secondo me, è già un lavoro di per sé che implica nessuno, implica Meret, implica Cleo, al di là dell'essere CEO, presidente, ci si ritrova a doversi occupare sia delle persone che arrivano quei due giorni per dare una mano perché credono in un progetto, sia gestire chiunque abbia il ruolo di magari occuparsi della reception, occuparsi degli stand, occuparsi dei relatori, è un mondo enorme che è un mondo aziendale, più difficile di un mondo aziendale, perché l'organizzazione di un mondo aziendale deve necessariamente essere organizzata. Invece qui abbiamo un mondo aziendale che non può essere organizzato perché non ha le risorse necessarie per essere organizzata, però che comunque si organizza e risponde alle sfide in maniera... Guarda, lo dico perché l'ho vissuto e ho premesso che è impossibile definire Yab, perché è davvero impossibile. Yab, secondo me, chiunque chieda che cosa è Yab, bisogna rispondergli: vieni a partecipare a un'edizione,
se vuoi lavorare, fare un'esperienza da dietro le quinte, ancora meglio perché riesci a capire che cos'è IAP da dietro le quinte, oppure lo vivi, perché quello che viviamo dietro, abbiamo vissuto dietro le quinte, il valore aggiunto di IAP è che lo riusciamo a traslarlo dopo dietro le quinte, il che non è facile, perché solitamente quello che succede dietro le quinte rimane dietro le quinte, perché è la parte di strategia, è la parte di programmazione. Se tu hai il coraggio e la forza di mettere fuori, mettere in vista anche quello, significa che secondo me tu hai necessariamente entri in empatia con chi hai di fronte, che sia il cliente, che sia l'investitore, che sia l'imprenditore. Quindi, cioè, io credo che questo, che IAB andrà avanti, ho preso già molto tempo, assolutamente non parlo neanche tanto. Quindi, no, scuso se ho rubato spazio, scusami. Si vede che oggi ti sei trovato a tuo agio e sono contento. No, si vede che è il mio secondo giorno di ferie, quindi diciamo ho un po' più di energie. Ho preso troppo il sole anche, tra le altre cose. Bravo, bravo, bravo ragazzi. quindi ecco, se vi capita, provate a vivere Italia Africa Business Week, perché secondo me sarete voi a raccontarlo meglio di noi ad altri, ne sono sicuro. Questo potrebbe essere. E posso anche scommettere che anche voi inviterete loro a vivere Italia Africa Business Week per capire che cos'è, ne sono sicuro, posso scommetterci. Grazie a tutti. Grazie Ivo. Ora sono rimasti Francis e Andrea. Inizierei con Francis, che dal Kenya si è unito a Italia Africa Business Week nel 2018, se non sbaglio. Francis, a te la parola. Questo è razzista, eh? Hai messo il bianco l'ultimo. No, poi spiego perché. Ok, salve a tutti. Italia Africa Business Week has been more than an experience, I'd say. I remember the first time when I saw the advertisement on Facebook and I sent my application to be a volunteer in the conference, and I think Yves is the one who was evaluating the volunteers, and he told me, well, your curriculum vitae is not very strong, but you have a lot of work to do. So I took up the challenge and I came for the conference. It was very interesting. It was not really at the conference I was expecting, where you just sit and listen to people say. It was very interactive. It was a point of it was a learning point. I thank the crew, the colleagues, Andrea, who was very strict and making sure that you participate and you actually learn. And I enjoyed the inclusivity, although at that time my Italian was very, very low. But I had people who were there to help me and actually walk me through the process. Over time, Italia Africa Business Week has become more than family, I'd say. They are both professional colleagues and they're also friends. So you have very many ways of interacting with them, and they are there to point out points of development, things you should improve in your work. When they give you assignment, when you are assigned a duty, you are not really working on it alone. You have people always walking through as a trainee. Well, I am a trainee in this case. Over time, I've seen Italia Africa Business Week, I'd say not change, but I'd say reinvent itself. The core values are still maintained by the founders, but it has become adaptive and flexible, and I'm really happy with that, because
things are always, the world is evolving every day, and new challenges are coming up. And every time there's an edition, you can always see the new challenge being tackled. And we have new experts coming in to address the upcoming issues. Italy Africa Business Week is very important because as it is about merging synergies. I remember in the previous edition, it was made in Italy by Africa, if I'm not wrong, or made in Africa by Italy. I can't remember very well. And such topics bring into perspective what is in Africa and what can be exploited, what is the potential that is yet to be exploited. And from an African perspective, as someone who has been brought up in Kenya, Italy Africa Business Week plays a huge role in changing perspectives of how people or how governments or how business entities view Europe, or rather view Italy. And it also works both ways on how Italian entities view African countries or African environments. And all through the two or three conferences that I've attended, I've seen the great partnerships and the partnerships that can be formed in that through the B2B, the B3B, and the general conferences that have been formed, that were being done. In the next 5 years, well, that's interesting. In the next 5 years, I don't know how to phrase it, but I'm sure with the family that we have with the organization that we have managed to form, the sky is the limit. I trust the leadership that is there. I trust the colleagues that are always around, and our EBO project manager, who is always up and down trying to make sure things are all right. Well, working with you people is on another level. It's on another level. At Spazio Cinque, well, if people want to know how Italia Africa Business, they need to just come and see how things run, which is very, 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 very educative. Personal goodies, well, I cherish the experiences. I cherish the technical know-how that I've learned, the professionalism that comes with working with you guys, how to differentiate serious and non-serious, and how to merge them, how to create an environment where the young can put out their ideas without feeling neglected, or rather without feeling that they don't have something important to say, and how those who are already in leadership provide direction without making it look like, I'd say, dictatorial. Okay. So it's an open environment, yet very organized, I'd say. So I've learned a lot in terms of general management, in terms of leadership. Personally, I aspire to be a project manager. So wow. You can see why you can see why I'm talking about that. And Thank you very much, Francis. I have a lot of people who I look up to in this organization. Yeah. Okay. Yeah. I think I've answered most of the questions that are supposed to be answered. Yeah. Thank you very much. Grazie mille, Francis. Ultimo, come le persone importanti parlano per ultimo, soprattutto devo dare la parola al mio collega Andrea Spinelli Barrile, che si è unito nel 2018 ufficialmente a capo dell'ufficio stampa, ma ho scoperto che già nel 2017 io feci una foto e lui c'era a intervistare un ministro. Ed era lì
sotto mentite spoglie. Che ci facevi nel 2017? Era un infiltrato. Era un infiltrato. Esattamente, era un infiltrato, era un infiltrato. Io nel 2017 sono arrivato a IAB casualmente, nel senso che il giorno prima dell'evento ho ricevuto una mail da un amico che mi diceva: guarda, io domani sono qui, perché non ci vediamo? Io premetto che da giornalista puro, quindi da quello che va a vedere le cose e poi scrive, mi occupo oramai di Africa dal 2012, quindi sono insomma qualche annetto e qualcosina, insomma, mi ha stuzzicato parecchio poi l'interesse, nel senso che questo amico mi ha detto: guarda, io sono lì domani, perché non vieni, così ci vediamo, prendiamo un caffè, secondo me ti può anche interessare. Al che vedo che vado a studiarmi un po' questo evento, quindi ci sono letteralmente inciampato per caso. Vado un po' a studiarmi questo evento, vedo che insomma mi sembrava una cosa interessante, mi presento allo spazio Tirso citato da Cleofas poco fa e mi si apre un mondo, nel senso che io poi da lì ho avuto accesso a una serie di persone innanzitutto, e insomma una parte di queste persone sono qui in questo momento, ma anche a una serie di situazioni, di associazioni, mi si è aperto letteralmente un mondo che fino a quel momento mi era pressoché sconosciuto. E ho fatto delle valutazioni, ho diciamo apprezzato tanto l'evento perché comunque la qualità degli interventi, dei vari panel, dei workshop che c'erano, delle persone che ho potuto incontrare era altissima, mi ha stimolato tantissimo, ho avuto veramente una valanga di input nel mio cervello e ho pensato che era una situazione che secondo me andava in qualche modo valorizzata, al che ho cominciato a fare un'opera di stalking nei confronti di Cleo e di Meret per diciamo infilarmi nel team e aiutarli un pochino a come dire lavorare un po' sulla comunicazione, perché la domanda, la considerazione meglio che ho fatto è stata: non è possibile che io che mi occupo di Africa da qualche anno lo abbia saputo per vie laterali il giorno prima, per cui ho deciso di, siccome proprio a IAB parlando con Cleofas, forse la prima o la seconda volta, una delle cose che mi ha detto è stata: se abbiamo diciamo un'idea, tanto vale immediatamente farla piuttosto che metterci a ragionare sopra, tanto vale tirarsi sulle maniche e cominciare a fare, e IAB nel 2017 era questo, era un'idea che venuta come un lampo, ma poi c'è stato del lavoro ed è stato un lavoro enorme, io me ne sono accorto poi nelle due edizioni successive, quando mi sono lasciato coinvolgere. Ho curato un po' insieme a te Pierre la comunicazione di tutto l'evento e mi sono accorto che il lavoro dietro era un lavoro mastodontico. Tra l'altro io ancora oggi mi stupisco come questo lavoro così grande, così enorme, sia portato avanti da un gruppo di persone abbastanza ristretto. Non tanto perché, diciamo, cioè il gruppo è estremamente affiatato e lavorare nel team di IAB è un'esperienza che mi ha aiutato tantissimo, anche poi, e l'ho portata poi anche altrove, come tipo di esperienza lavorativa, come lavoro in team. Ma poi è stato estremamente stimolante perché mi sono reso conto come veramente non esistono limiti alle forze che si possono mettere in campo nel momento in cui si crede realmente a quello che si sta facendo, e questo è stato l'insegnamento più grande che mi ha dato IAB. Nello specifico l'edizione dell'anno scorso, che era una sfida pazzesca, più ancora delle precedenti perché era la prima edizione fuori Roma, quindi con contatti di tipo differente anche per organizzare lo stesso evento, c'è stata un'ambizione pazzesca per il luogo in cui è stato fatto a Milano, la Fiera, che è diciamo il centro congressi più grande d'Europa, quindi insomma veramente un lancio lunghissimo, come si dice in gergo tecnico, eppure poi è riuscita, perché poi fino al giorno prima non si sa che cosa succederà il giorno dopo, apri le porte il giorno dopo e alla chetichella cominciano ad arrivare centinaia di persone, non solamente da Milano, curiosi, afro-ottimisti, afro-entusiasti o come li vogliamo chiamare, ma istituzioni, imprenditori, quindi gente che
decide di investire del denaro non solo per entrare all'evento, ma il volo aereo, il visto, l'albergo, insomma, sono tanti i soldi che vengono poi investiti per poter partecipare. E questa cosa qua, se ci si ferma un attimo a ragionare sopra, è un valore aggiunto pazzesco, perché non è scontato, non è assolutamente scontato, soprattutto come tipologia di evento che in Italia non esiste. Adesso si cominciano a fare eventi a pagamento e quel pagamento prevede che sia un evento di grande valore, ma culturalmente siamo ancora molto lontani da questo. Non siamo il Regno Unito o la Francia, per intenderci, da questo punto di vista, per quanto riguarda gli eventi puramente commerciali. IAB invece è stata una sfida anche da questo punto di vista, e secondo me è stata una sfida vinta per 3 anni di fila. E questa roba qua, poi ritrovarsi al quarto anno, tutte queste persone che dialogano assieme nonostante tutte le difficoltà di questo 2020, che continuano a ragionare su come lo facciamo, come vogliamo portarlo avanti, che contenuti vogliamo metterci dentro, è entusiasmante, è assolutamente entusiasmante, anche perché a parte le... come dire, i vertici della piramide, anche se poi in realtà IAB non è esattamente una piramide, ma è più, come dire, le responsabilità e il, virgolette, potere viene distribuito poi, perché tutti quanti si sentono responsabili di quello che fanno, e questo è un altro valore aggiunto, sono tutti giovani. E questa roba qua è entusiasmante, perché ti dà una carica pazzesca, e in più... l'evento in quanto tale, il valore dell'evento in quanto tale è un valore assoluto, perché a me personalmente nel 2017 mi ha aperto gli occhi su quelle che potevano essere realmente le opportunità commerciali per le imprese italiane nel continente africano, che nonostante lo avessi girato non mi era chiaro esattamente quanto valore si poteva creare dai contatti di tipo commerciale. E in più contribuisce a cambiare una narrazione, quella del continente africano, che è ancora troppo concentrata su l'Africa delle difficoltà, l'Africa delle problematiche, quando in realtà l'Africa delle opportunità, e lo dico dal punto di vista del giornalista, diciamo, merita altrettanta attenzione. Perché poi, insomma, non a caso l'Italia è il terzo investitore al mondo nel continente africano con la cooperazione. Non a caso aziende eccellenti di minuterie meccaniche, di infrastrutture italiane lavorano in Africa da decenni nel silenzio assoluto della stampa, e questo è un vero peccato, perché insomma poi le opportunità in realtà poi ci sono, le abbiamo viste a IAB, si vedono, la curiosità, la voglia di Italia, di qualità. Ah, perché poi è questo il discorso. Io questo Cleofas a me mi ha convinto fin da subito, cioè tutti quanti desiderano Italia, ma non perché è il paese dove si mangia bene, si vive bene, ma anche perché la qualità del lavoro è molto alta, la qualità dei prodotti è molto alta, e questo permetterebbe tranquillamente all'Italia di competere con giganti che in questo momento sono presenti in Africa in forza, e penso all'India e alla Cina, semplicemente dal punto di vista della qualità. C'è questo tipo di ricerca. Quando poi vai a toccare certi argomenti nei viaggi successivi a IAB che ho fatto nel continente africano, mi è capitato di parlare con imprenditori, con istituzioni in diversi paesi, e quando si parla dal punto di vista proprio pratico di Italia, la richiesta è proprio questa, di qualità. E questa qui è un fiore all'occhiello che secondo me la stampa dovrebbe valorizzare maggiormente, e donerebbe delle grandi opportunità anche al mondo delle piccole e medie imprese italiane, che sono la vera risorsa effettiva di questo paese. Ecco, forse questo è il punto, con gli ultimi interventi di Francis e di Andrea, su cui possiamo concentrarci per le prossime edizioni. Cioè, mi avete fatto venire in mente le parole di Komla Dumor, giornalista della BBC del Ghana, che appunto parlava di questo cambio di prospettiva necessario. Se noi accettiamo tranquillamente nei giornali di tutto il mondo un esperto da Washington o da Londra che parla degli affari africani, ma se ci fosse un esperto da Harare a parlare di cosa succede a Londra, ci srizzano i capelli. Beh, allora questo forse va cambiato, tanto a Londra quanto a Roma quanto altrove. Cioè, alla fine i professionisti ormai possono esserlo in qualsiasi settore, da qualsiasi parte del mondo.
Meret, a te la parola per le conclusioni. Vorrei partire proprio da quello che avete appena detto, nel senso che una delle sfide principali è stata proprio quella di, da africani, di parlare di Africa e d'Italia. Ed è stata anche una delle difficoltà. Io credo che uno dei passaggi nei 3 anni passati è stato proprio quello di far accettare che fossimo noi a parlare di Africa. Lo diceva anche prima Bertrand. E io credo che, come diceva anche Andrea e anche Yves, era una sfida che abbiamo ad oggi vinto, ma siamo nel percorso. Giustamente Francis diceva da qui a 5 anni, dobbiamo perseverare, abbiamo tante cose da migliorare. Credo anche che in qualche modo dovremmo, soprattutto oggi, nei tempi in cui stiamo vivendo, dovremmo riuscire a comunicare questo che siamo. Cioè questa è anche l'Italia. E l'Africa non infetta, mi verrebbe da dire. In qualche modo dovremmo cercare di far arrivare il messaggio che noi siamo l'Italia di oggi, che lavora il ponte, che lavora per l'Italia, quindi l'Africa non col piattino o con la mano tesa, o meglio, l'Africa con la mano tesa ma per incontrare la mano italiana e non per prendere dall'Italia. E i contenuti, finora, secondo me dobbiamo continuare a mantenere lo spirito che ci ha animato sin dall'inizio, lo spirito che ha fatto sì che Bertrand, Andrea e Amadou e Francis, vivendolo dall'esterno, hanno chiesto di farne parte. Deve essere quello che porta la gente non solo ad essere incuriosito, ma ad abbracciare il valore e l'obiettivo che sta dietro all'idea progettuale. Perché questo, Yves diceva bene, non si può definire perché è un mix di cose e dobbiamo riuscire a mantenere e arricchire questo mix. E lo dobbiamo fare insieme. Quest'anno sarà un anno difficile per tante ragioni, ma proprio perché è un anno particolare, noi dobbiamo insistere perché si consolidino i risultati che abbiamo ottenuto negli anni passati. Perché si faccia sì che diventi una normalità avere degli eventi proposte e delle proposte della diaspora africana che vanno in una direzione che non sia quella dell'aiuto, ma che vadano a valorizzare le competenze nostre, degli africani, degli italiani, in un mix che porti valore all'Italia e all'Africa. Le premesse, siamo riusciti a rompere una barriera, ora si tratta di costruire realmente e decidere anche cosa vogliamo costruire. E quest'anno forse possiamo approfittarne per dire: dove vogliamo andare? Abbiamo rotto le barriere, ora si tratta di mettere su i piloni per la casa, l'impresa, la famiglia che vorremmo far crescere. Io ringrazio tutti, ringrazio anche a chi ha detto che è un ambiente giovane, grazie per il giovane. Sbagliando. Speriamo che ci siamo, io e Amadou che alziamo un po' la media, ma anche quello è il valore. Cioè, nel senso, per me l'anno scorso sentire i ragazzi indiani che hanno detto a me e a Cleo, ora sappiamo che è possibile, dei ragazzi che ci hanno conosciuto il giorno prima, questo è il valore. Cioè, in Italia e forse anche nel mondo abbiamo bisogno di dare ai giovani dei messaggi di possibilità e di positività. Io credo che uno dei valori di IAB è anche questo, quello di mostrare concretamente che è possibile l'incontro, che è possibile anche sognare in grande. Perché effettivamente, come diceva Andrea, se non si vive dall'interno non si capisce come è possibile che 4 gatti riescano a costruire un evento del genere, che è la nostra croce e delizia. Perché dall'esterno, anch'io se lo vedessi dall'esterno, penserei che girano volumi di economia, che ci sia una grossissima squadra. In realtà noi mostriamo che è possibile sognare in grande pur non avendo niente. Questo è quello che siamo riusciti a costruire, questo è quello che dobbiamo consolidare e dobbiamo renderlo sostenibile sotto tutti i punti di vista. Difenderlo con le unghie e con i denti e farlo crescere. Ripartendo da noi, dal dire quest'anno cosa vogliamo proporre, capendo che è un anno anche difficile, ma proprio per quello le difficoltà non ci hanno mai fermato e da lì continuiamo a rompere le barriere. Non so se Cleo vuol dire qualcosa in chiusura. Cleo? Grazie davvero a tutti.
Io ringrazio tutti voi prima, ringrazio Pierre, ringrazio Herman, ringrazio Bertrand, Francis, Nelly, Andrea, Edna, Marina, Meret, Amadou, Yves che non c'è più, ringrazio anche persone che non sono oggi, non hanno partecipato all'evento, Muriel che è stata tra i primi, abbiamo anche Susanna, Ada, possiamo citarne altri, Asana, Yves, Françoise, Yvette, sono tantissime persone che in qualche modo non li possiamo citare tutti, quindi grazie a tutti, ci diamo appuntamento a novembre, inshallah. Possiamo già dire anche le date, orientativamente? Lo mandiamo via mail e sarà ufficiale sul sito, la pagina Facebook, visto che abbiamo anche comunicatori qua che devono giustamente prepararsi e fare la comunicazione in maniera adeguata. Quindi poi sicuramente tra Pier Vincenzo, Andrea e Edna si sarà qualcosa. Grazie. Grazie a tutti e buone vacanze. Buon appetito e buone vacanze. Okay. Grazie per... Buone vacanze. Abbraccio a tutti. Buone vacanze. Grazie, grazie, ciao. Grazie a tutti. Ne ho sposo poi, Non abbronzate più. Ok. Ciao. E per Andrea crema protettiva 100. Ciao Petra. Diamo la diretta Facebook, Pier, grazie. Ciao Meret. Ciao.